È stata la prima del segmento C Premium. Sto parlando di Audi A3, poi sono arrivate BMW e Mercedes. Ecco la nuova Audi A3 Sportback che vi faccio vedere al volo in questa breve carrellata, dove insisterò particolarmente sui dettagli degli interni. Anche l'estetica è cambiata, ma la potete vedere dalle immagini. Nel frattempo il bagagliaio è ampio, con una soglia di carico regolabile su più livelli. Vedete che io facilmente posso andare a creare uno scalino abbastanza importante, ma massimizzare lo spazio di carico, oppure posso scegliere il livello che mi diminuisce questo scalino e mi crea un fondo che poi sarà piatto quando vado ad abbattere i sedili. I sedili si abbattono 40, 20, 40, posso farlo più o meno agilmente, anche se la cappelliera è un po' un fastidio da qui. Ecco che vedete la creazione di un fondo piatto unificato con i sedili per massimizzare lo spazio di carico e arrivare fino a 1200 litri di volumetria massima. Interni che cambiano particolarmente per quanto riguarda i materiali, infatti sono stati usati materiali di riciclo, bottigliette di plastica per realizzare i sedili. Abbiamo qua delle coppelle di buona fattura e provo a sedermi così vi faccio vedere anche una vista dell'abitacolo. Abitacolo che è profondamente rinnovato, infatti abbiamo tanti degli elementi delle sorelle maggiori che vi farò vedere fra poco. Con il sedile regolato sulla mia posizione di guida, 1,76, io ho spazio a sufficienza, d'altronde abbiamo 2,63 metri di passo che permette a 4 adulti di viaggiare abbastanza comodi. Certo, se magari superate tutti quanti l'1,80 potreste avere difficoltà. Qui comunque vedete che c'è una scanalatura che ci permette di andare a inserire le ginocchia. Questi sono sedili molto comodi, ma sono anche abbastanza ingombranti. Faccio vedere qui a favor di luce le bocchette del climatizzatore per i passeggeri posteriori e due prese USB-C. Infatti Audi ha scelto di utilizzare l'EC. La qualità qua nella parte posteriore ci propone una plastica discretamente morbida, non è il massimo, ma comunque gli assemblaggi sono tutti di ottima fattura, così come gli scricchioli sono assolutamente assenti. C'è anche un piccolo tocco di qualità su questa sezione, poi vediamo che la plastica resta comunque della stessa qualità sia nella parte alta che nella parte bassa, almeno per quanto riguarda il posteriore. Ottima anche la finitura di questo elemento, la guarnizione è davvero morbida e soprattutto potete dare un piccolo occhio della qualità dell'assemblaggio in questi particolari dove le plastiche vanno a congiungersi. Vedete che tutto è molto molto curato, così come anche il cielo del tetto nero e la presenza delle maniglie con questo bellissimo effetto di ritorno ammortizzato. Il posto di comando è davvero particolare, perché all'inizio dalle immagini sembrava un po' strano la scelta di mettere queste due bocchette Lambo style di areazione che vanno ad abbracciare tra virgolette il conducente, però creano questo elemento simmetrico che poi, una volta alla guida, cerco di farvi vedere il POV il meglio possibile, danno la sensazione di avere uno spazio dedicato. Le linee qui vanno a chiudere intorno al conducente creando proprio un cockpit molto molto particolare, sicuramente promosso, mi piace. Tanto vedete lì la mappa, questo è lo schermo virtual cockpit 12,3 pollici, la versione base ce l'ha da 10,25, in realtà la versione base base ha la strumentazione digitale senza il virtual cockpit personalizzabile, quello è un accessorio di serie. Comunque viene proposto anche il sistema di infotainment, che è esattamente lo stesso che andiamo a vedere sulle Audi di gamma più alta, quindi qui il produttore ha mutuato il suo top di gamma per proporci questo 10,25 pollici, molto fluido e davvero perfetto. Cosa non mi è piaciuta? L'assenza, anzi meglio la sparizione del controller centrale, infatti dobbiamo gestire tutto tramite touch o tramite voce. C'è Apple CarPlay, Android Auto, wireless arriveranno nella seconda parte dell'anno, quindi se la prendete ora non li avrete, se la prendete più avanti li avrete. Alexa invece sarà aggiornabile anche sulle versioni con questo MMI, quindi il sistema di infotainment tramite un aggiornamento OTA arriverà tutto. Climatizzatore, ecco la sezione dove i tasti restano, sono tutti fisici, ci stanno smartphone discretamente lunghi, c'è la possibilità di avere la ricarica wireless e vedete comunque che lo spazio a disposizione è più che sufficiente. Sezione dedicata al passeggero con le sue bocchette d'areazione, quindi viene riproposta la stessa filosofia dove avevamo le bocchette dedicate al conducente, quelle al passeggero, sia a destra che a sinistra. Poi ci sono ulteriori bocchette per la climatizzazione che servono a creare una zona d'aria supplementare e andare a disappannarci
tutta questa zona. La qualità delle plastiche anche qui è buona, queste sono discretamente morbide, non sono le più morbide, ma a livello di finitura mi piacciono molto, così come mi piace anche la ripresa della pelle qui e con queste cuciture particolari. Abbiamo qualche plastica un po' duretta invece nella parte inferiore. Guardate anche il cofano con il suo bel pistoncino, un altro dettaglio di qualità, così come qualità anche il rivestimento. Vediamo qui il motore più grande, è un 2 litri, è un diesel 150 cavalli, questo è il suo cartellino di protezione, questo è il vano motore per farvi vedere un po' le caratteristiche di quest'auto, dove abbiamo un ottimo isolamento che poi vi racconterò anche durante la prova su strada. E sempre restando sull'anteriore, la grande calandra single frame di Audi con un nuovo disegno, il logo dei quattro anelli e i proiettori che possono essere anche matrix LED. Piccola curiosità, questo disegno cambia a seconda della versione che scegliete, questo è l'allestimento S-Line, quindi una versione top con un retrogusto sportivo. Chiudo con la visuale del posteriore di questa 35 TDI con ovviamente scarichi che restano sempre finti, abbiamo solo questa cornice cromata e anche qui queste piccole celle a nido d'ape riprendono un po' il motivo che abbiamo visto nella parte anteriore. Proiettori ovviamente a LED con le frecce dinamiche sempre a LED. La gamma dei motori accontenta davvero tutti, non c'è probabilmente a memoria una segmento C Premium che ci propone tutte queste scelte. Alimentazione a benzina con motori a 3-4 cilindri e anche micro ibrido e anche ibrido plug-in arriverà nel corso dell'anno, nell'autunno. Alimentazione a metano, quindi la versione G-Tron, anche questa arriverà nell'autunno del 2020. Oltre a due motorizzazioni diesel, sempre da 2 litri, 116 cavalli e 150 cavalli. Queste unità sono dei moderni Euro 6T, si tratta di unità pensate per chi viaggia tanto, mentre per la città c'è il piccolo 1003 cilindri da 110 cavalli, la versione di mezzo è un benzina microibrido 1005 4 cilindri TSI con il sistema a 48 volt. Se la piattaforma è sempre la stessa MQB, ci sono alcune novità sostanziali nell'estetica, le abbiamo viste, negli interni le abbiamo viste, ma anche per quanto riguarda la dinamica di guida. D'altronde il segmento C Premium è quello pensato per chi cerca un'auto più o meno compatta, perché si tratta di poco più di 4 metri, ma lo cerca con prestazioni superiori a quello del mass market, quindi il mercato generalista di massa, in termini sia di comfort che di anche prestazioni e piacere di guida. Qui per il comfort Audi A3 Sportback, ma anche la sedan, visto che cambia solamente la variante carrozzeria, sono due auto davvero apprezzabili, anzi ottime, perché il comfort di marcia è assicurato da sospensioni che in tutte le varie versioni degli assetti, ce ne sono tre diversi, ci riescono a garantire un ottimo sostegno ma anche un ottimo assorbimento. Se in questo, nel trittico delle tedesche, diciamo, la BMW serie 1 magari è un pochino più affilata dal punto di vista del gruppo sospensioni ma più rigida, qui abbiamo prestazioni paragonabili per quanto riguarda la rigidità, quindi telaio e sospensioni, eppure un lavoro nettamente superiore in termini di assorbimento, cosa che ci permette di avere un comfort migliore. Sono varianti diverse a seconda dei gusti, ovviamente le auto vanno provate e dovrete un po' capire quale calza meglio alle vostre esigenze. Anche il comfort acustico è assicurato, ho fatto un tratto di autostrada 130, 135 fino a 140 per fare un po' due prove e si può chiacchierare tranquillamente. Infatti non ci sono flusci aerodinamici fastidiosi e soprattutto l'insonorizzazione è davvero curata rispetto alle stesse auto magari del gruppo tedesco, che comunque costano un pochino meno e fanno un po' più di economia per quanto riguarda i materiali fonoassorbenti ma anche la qualità delle superfici vetrate. Audi A3 si guida che è un piacere, ovviamente non è la S3 che arriverà più avanti nel corso dell'anno e neanche la RS3 che arriverà l'anno prossimo, però con la motorizzazione giusta questa auto riesce anche a fare del turismo, può essere la prima auto per una famiglia non numerosa o giovane o comunque che non necessita di particolare spazio, perché quattro adulti a bordo ci stanno comodamente. In questo gli adulti sono, e anche i bambini sono, cullati da un setup che fa divertire il conducente perché non è mai cedevole. Abbiamo
un gruppo sospensioni che riesce a darci il giusto compromesso affinché in curva, quando abbiamo un misto stretto, trasferimenti di carico repentini destra e sinistra, l'auto non vada mai a coricarsi troppo, sia a livello di rollio per i passeggeri, che infatti non ne soffriranno, sia a livello proprio di assetto, cosa che ci assicura un'affilatezza tra le curve che è resa tale anche da un volante che è molto diretto. Lo sterzo progressivo è un optional, già nella versione base comunque avete delle buone prestazioni. Insomma, il setup giusto per godersi anche il viaggio, ma far spuntare quel sorriso quando magari usciamo da situazioni come queste, quindi l'autostrada o la tangenziale, e andiamo in situazioni un pochino più piccanti dal punto di vista delle curve. Il 2 litri diesel è una garanzia, è un motore che assolutamente non sposa la filosofia del downsizing, perché appunto cilindrate di 2 litri e 150 cavalli, come consumi riesce a tenersi molto molto basso. Io vi dico ora, consuntivo, la prova sta per finire. Ho fatto una media di 5,6 litri ogni 100 km, prendendomi anche un po' di autostrada, ma se volete esagerare vi faccio vedere il parziale in cui ho esagerato, anzi questo è un parziale che conta le due situazioni, quindi il percorso in cui ho spinto un po' e il percorso un po' più tranquillo, 6,8 litri ogni 100 km, quindi dati tutto sommato molto molto accettabili che vi permettono di risparmiare nei lunghi viaggi. Se non avete bisogno di viaggi e sapete già che farete 1, 2, 3, 4, 5 gitarelle all'anno, ma non percorrerete mai così tanti chilometri, beh, a quel punto il 1000, anche se un 3 cilindri, è un ottimo 3 cilindri, già rodato all'interno della gamma Audi, ma anche del gruppo WAG, ed è un 3 cilindri che vi permette di risparmiare sul prezzo di listino e magari spendere quel sovrapprezzo che le motorizzazioni più potenti vi richiedono per una serie di accessori, tra cui ci sono davvero tante scelte, anche se devo dire che il pacchetto base è molto ricco. Trovate l'elenco completo degli accessori nell'articolo in descrizione, ma sappiate che per la sicurezza attiva avete tutto, quindi anticollisione, il presence di Audi con frenata automatica d'emergenza, ma anche lo sterzo che attivamente corregge, praticamente rimbalza tra le linee di corsia, ma anche qui Audi ha fatto un lavoro diverso, perché lo sterzo attivo si rimbalza tra le linee di corsia, ma lo fa in una maniera molto più dolce di altri modelli. Poi ovviamente, attingendo agli optional, potete scegliere il centramento di corsia con il cruise control adattivo, in quel caso avete la guida autonoma di livello 2 con tutti i suoi vantaggi in termini di scaricarvi dal peso del viaggio, dallo stress del viaggio, e darvi una sicurezza in più per, diciamo, metterci una pezza a quelle distrazioni che purtroppo possono sempre capitare. Anche infotainment e strumentazione digitale sono di serie nella versione da 10,25 pollici e 10,1 per lo schermo. Certo, poi potete andare avanti con i livelli di allestimento fino al virtual cockpit personalizzabile, ma la strumentazione col display, per intenderci, è comunque proposta di serie insieme a tutta una serie di altre chicche. A questo punto passiamo ai prezzi. La forbice è abbastanza abbia, perché il 1000, il 3 cilindri da 110 cavalli, costa 27.950, mentre il diesel più potente da 150 cavalli costa 35.200 euro. È una bella forbice, in mezzo ci sono tutti gli altri motori, ma Audi punta molto alla sua formula Audi Value, che ci permette di portarci a casa quest'auto con diverse possibilità. La prima è quella dell'acquisto finanziato con una serie di rate, avete un accesso a 2 o 3 anni, 2 anni a 30.000 km ad esempio, col valore futuro garantito, 199 euro al mese per portarvi a casa o la versione diesel 2.0 da 116 cavalli o la versione benzina TSI 1.5 litri mild hybrid. Queste sono le due scelte con questo prezzo. L'alternativa è il noleggio, 299 euro al mese, sempre per le stesse motorizzazioni della formula Audi Value. In questo caso però voi non dovrete preoccuparvi di niente, perché tutti i servizi e i costi legati all'utilizzo e alla manutenzione dell'auto sono infatti coperti da questo canone. Con la Audi Value tradizionale, quindi la rateizzazione, voi avete un anticipo di 9.000 o poco meno di 10.000, a seconda che scegliate appunto la versione a benzina con micro ibrido oppure la versione diesel. Poi, una volta terminati questi 2 anni, potete scegliere di rifinanziare, di pagare la maxi rata finale che pari appunto al valore residuo garantito, o eventualmente di utilizzare quella rata finale per andare a acquistare un'altra auto, o comunque rifinanziare un'altra auto,
restare nel mondo Audi con un modello diverso. Di ritorno a Milano, la prova di oggi si chiude qua, era un'anteprima su strada di questa Audi A3 Sportback. Ovviamente approfondiremo con una prova completa il prima possibile. Io nel frattempo vi saluto, vi ricordo che nell'articolo in descrizione ci sono tutte le informazioni. Luigi Merita per HD Motori. Ciao!